In questi giorni si è riacceso il dibattito e la discussione sulle comunità energetiche rinnovabili. Anch'io vengo chiamato da molte persone che mi chiedono un aggiornamento. Ora, al di là del fatto che, come sto facendo da 11 anni, non appena ho notizie e determinazioni sicure, le pubblico, cerco di informarvi e quindi finora non mi sono espresso perché stiamo ancora lavorando in attesa e siamo in attesa delle regole tecniche che deve emanare il GSE. Ecco, in attesa di questo, io però una cosa voglio dirla a tutti, i cittadini, tra virgolette, normali, quindi non i professionisti che queste cose, le sanno già, e cioè che sicuramente le comunità energetiche, in linea teorica, sono assolutamente il miglior, sistema che abbiamo per installare rinnovabili, sia da un punto di vista egoistico-economico per chi le farà, perché sono incentivate. E quindi è l'unico strumento incentivato di autoproduzione e autoconsumo di energia elettrica, ma anche termica, potrebbe essere anche termica. E, sia perché sono a chilometro zero, quindi io produco nelle immediate vicinanze dell'edificio o nell'edificio stesso o di un gruppo di edifici, di un quartiere, di una zona industriale, quello che può essere una qualsiasi soluzione, comunque produco localmente e consumo localmente. Quindi non ho necessità di spostare queste grandi quantità di energia che oggi facciamo e questo spostamento, questo trasporto costa. Lo paghiamo in bolletta sia nella voce oneri di trasporto sia nella voce sbilanciamenti, perché appunto questa energia deve essere tenuta in bilancia perfetta, istante per istante. Ecco, al di là appunto che quindi le comunità sono la soluzione su cui assolutamente continueremo a spingere, però io voglio informare chi non lo sapesse che c'è anche un'altra modalità per avvicinarci sempre di più alla democrazia energetica, quindi al fatto che ognuno diventi il più possibile o autoproduttore o che comunque compartecipi a una produzione di energia dalla quale poi ha un vantaggio economico sostanzialmente, quindi insomma ridurre le proprie bollette. E questa ulteriore opzione, anzi sono due opzioni, è o l'investimento dei propri risparmi, del proprio capitale su dei fondi di investimento, quindi informo tutti che esistono dei fondi di investimento gestiti da istituti di finanza etica. Istituti di finanza etica, e in Italia c'è una legge che definisce cos'è un istituto di finanza etica, quindi non si può dire io faccio finanza etica così perché me lo invento, c'è una legge che lo stabilisce e in Italia purtroppamente ne abbiamo solo uno al momento di istituto di finanza etica e che ha una linea specializzata di fondi di investimento sulle energie rinnovabili. Sulle energie rinnovabili. Quindi chi volesse fare, diciamo, il puro investitore, anche con cifre modeste naturalmente, può farlo. Seconda opzione, quella di diventare in piccolissima parte padrone, socio di un impianto a fonte rinnovabile tramite una società, un'azienda, tipicamente una cooperativa, ma possono essere anche altre forme giuridiche. E anche in questo caso, quindi, io metto una cifra che può essere anche piccola, perché si parte da piccole quote, e quindi divento un mini finanziatore di quell'impianto, da cui poi me ne ricaverò dei benefici economici, o sotto forma di elettricità scontata, o sotto altre forme. E quindi qui l'uniche accortezze a cui vi prego di prestare attenzione sono di leggervi lo statuto di questa società nel caso in cui appunto vogliate diventare micro soci, e quindi vedere com'è gestita la società, in particolare che utilizzo fa dei dividendi. I dividendi, come sapete, sono i guadagni. Sono i guadagni che vengono divisi tra i soci, per questo si chiamano dividendi, sono i guadagni che vengono divisi tra i soci. Ecco, io per esempio sono socio sia di un istituto bancario sia di una di queste realtà che producono energia rinnovabile, in cui i dividendi, in
pratica non ci sono, cioè i guadagni di queste società non vengono divisi tra i soci, ma vengono tenuti all'interno del soggetto medesimo per fare ancora di più, per crescere ancora di più, per fare ancora di più. Oltre alla gestione dei dividendi, l'altra cosa importantissima a cui vi suggerisco di prestare attenzione è il voto, cioè come si vota nel Consiglio dei soci, in particolare se si vota tramite il principio di voto capitario. Voto capitario significa una testa, un voto. Non importa se io sono un grandissimo socio ed ho migliaia di azioni di questa società, o sono un grande investitore, ho investito grandi somme di denaro, oppure se viceversa sono piccolo. Non ha importanza perché conto sempre uno. Questo è il principio del voto capitario. Quindi in particolare ci sono soggetti di questo tipo, di cui io stesso sono socio, in cui c'è il voto capitario e addirittura si vota online. Si vota online, quindi non c'è nemmeno la necessità che magari abito distante, quando fanno l'assemblea dei soci, di dover sobbarcarmi un lungo viaggio per votare. Si vota online e questa è democrazia vera, perché una testa, un voto, le assemblee dei soci sono trasmesse online e si vota online. Questa è democrazia energetica che già esiste da diversi anni. Per cui il Movimento 5 Stelle, di cui io ancora sono, diciamo, portavoce in qualità di coordinatore del Comitato Transizione Ecologica e Digitale, quindi ho la delega sull'energia, quindi mi occupo di energia, al di là di ricordarvi sempre che trovate tutto il resoconto degli ultimi 10 anni nel libro gratuito che ho messo a disposizione, è totalmente gratuito, quindi non avete nessun problema se volete leggerlo. L'ho trovata su Edizioni Ambiente alla sezione Free Book. Free Book significa libri gratuiti. Ecco, al di là di questo, vi confermo che sulle comunità energetiche rinnovabili stiamo tuttora lavorando e siamo chiaramente, come tutti, in attesa delle regole tecniche. Solo quando saranno uscite si potrà fare il quadro. Se non definitivo, insomma, il quadro aggiornato, completo della situazione normativa. Ma voglio ricordare tutti coloro che mi chiamano perché hanno buona volontà, hanno intenzione appunto di attivarsi, che certamente è bene che si attivino sulle comunità energetiche, che cominciano a prepararsi, a parlarne, a diffondere le notizie, ma ci sono queste due ulteriori opzioni. I fondi di investimento, e io aggiungo etici, e la possibilità appunto di diventare in piccola parte proprietari di un impianto tramite queste cooperative, tramite queste imprese che ti permettono di investire piccole cifre di denaro. Poi se uno ha tanto denaro potrà investire anche di più, ma si parte da piccole quote e quindi realizzare veramente, o meglio, avvicinarsi sempre di più a una vera democrazia energetica. Quindi, eventualmente trovate ulteriori indicazioni nel mio blog personale, tracce, altrimenti su internet chiaramente fate una ricerca con i vostri motori di ricerca e troverete tantissime informazioni in merito. Quindi, a presto, a risentirci a tutti.